chiamiamo liberazioni, e sono tutelate dal diritto. Perché il diritto non è solo uno strumento di repressione, il diritto è uno strumento di liberazione, e ce lo insegna la Costituzione, che è la prima fonte del diritto, che molti dimenticano. Siccome ho visto che nel contratto con cui qualcuno scrive la storia prima di farlo comincia anche a usare in modo forte il termine diritto, io da giurista, ovviamente non all'altezza di chi scrive contratti di questo tipo, mi sto preparando a fare una controffensiva giuridica anche rispetto a tutto quello che mettono in campo. Però poche cose, perché dobbiamo essere tutti quanti brevi. Una prima: spero che possiate anche venire venerdì, che c'è l'assemblea dell'inizio di una fase congressuale del nostro movimento Democrazia Autonomia. Abbiamo voluto un po' cambiare l'impostazione anche, perché è importante dirlo qui, perché quello che sta accadendo ci impone delle riflessioni a livello anche nazionale. Quindi iniziamo una fase congressuale e poi abbiamo deciso di girare l'Italia dal sud al centro al nord, confrontarci e poi chiudere la fase congressuale in autunno, perché il nostro movimento non nasce con la pretesa di essere un partito, un movimento egemone. Abbiamo scritto convergenze di autonomie, quindi abbiamo deciso di metterci in gioco anche noi, cioè di aprire una fase nuova, una fase, chiamiamola costituente, insieme a tutti quelli che vogliono costruire qualcosa di molto semplice e molto difficile allo stesso tempo, cioè fare un progetto che abbia queste due parole chiave: rivoluzione intesa come rottura del sistema e affidabilità di governo. Per fare questo devi mettere in campo persone credibili, contenuti credibili, movimenti credibili. E la credibilità non è data, perdonatemi, solamente dalle parole, ma anche dalle storie di ogni persona, dalle storie di ogni movimento. Noi su questo vogliamo essere chiari, che c'è chi si è presentato come rivoluzionario, c'è chi si è presentato come rottura col sistema e sta per fare ad esempio un governo con chi fa parte a pieno titolo del sistema. Noi facciamo errori, a Napoli ne facciamo, possiamo, come dire, non raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo dati, però noi portiamo in dote non quello che faremo, portiamo in dote quello che abbiamo fatto. E lo dice chi si è posto con un'iniziativa forte, rivoluzionaria, 7 anni fa, che non ha tradito sul compromesso morale, che siamo contro il sistema, contro i sistemi, e che siamo riusciti finora a resistere e addirittura andare in controtendenze. La battaglia dei beni comuni, l'acqua, che per me è la madre di tutte le battaglie. Io mi chiedo perché ancora gli altri sindaci cosiddetti rivoluzionari non cacciano le multinazionali e fanno l'acqua bene comune, perché non hanno il coraggio di farlo attraverso gli strumenti del diritto, perché la rivoluzione non è una suonata di violino al San Carlo, non è solamente un post su Facebook, la rivoluzione è metterci il corpo, il cuore, la mente, scrivere atti giuridici, sapere che ti devi difendere davanti alla Corte dei Conti, alle procure della Repubblica. Però voglio dire, il coraggio non lo compri al mercato. Allora noi dobbiamo mettere insieme chi ha coraggio, chi ha autonomia, chi ha passione, chi ha forza, chi ha volontà, ma non parlo solo di individui singoli, parlo di collettività, perché altrimenti individui singoli diventano bersagli, diventano obiettivi, come lo siamo noi oggi a Napoli, che siamo una comunità di resistenza. Vi dico solo questi titoli e poi chiudo davvero il mio intervento. Sui beni comuni, dove abbiamo fatto delibere, non è solo il sindaco che non sgombera, che va nei comitati e quando arriva qualche istanza di sgombero si mette di traverso e fin quando sarò sindaco non si sgombera, è poco, per me questo è scontato. Noi abbiamo provato a costruire insieme alle collettività delibere con cui dare valore giuridico, non abbiamo privatizzato e siamo un comune, lo diceva il compagno coordinatore di Napoli, della Campania, noi siamo praticamente l'unica grande città italiana che non ha ancora privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale, siamo in predissesto, cioè abbiamo messo sul comune di Napoli, se venite, un manifesto enorme no al debito ingiusto. Noi abbiamo le casse pignorate per debiti contratti dallo Stato in versione commissariale del terremoto dell'80, noi abbiamo avuto la calamità naturale, la calamità politica, la calamità istituzionale, la calamità dei rifiuti, la calamità della camorra, la calamità di tutte, e oggi noi che abbiamo rotto il sistema ci vogliono far pagare. Allora noi abbiamo deciso di affrontare tutte queste battaglie: la battaglia culturale, la battaglia contro le mafie, la battaglia per l'attuazione, non solo la difesa della Costituzione, la madre di tutte le battaglie di cui pochi parlano, che è quello dell'attacco frontale finale alle politiche liberiste e capitaliste. Altrimenti noi avremo sempre quelli che ci dicono: sì, sindaco, che bei discorsi che fai, l'etica, la morale, ma non si può fare, perché tu c'hai il vincolo qua,
il debito del 1981 quando avevo 13 anni, ma dove sta scritto? Noi i debiti li paghiamo, ma se sono debiti illegali, illegittimi, odiosi, noi ci ribelliamo. Perché ti ribelli? Perché ce lo dice la Costituzione. Perché la Costituzione deve garantire il diritto all'istruzione, come diceva prima Locci, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla casa. E come li garantiamo questi diritti se voi ci dite che non lo possiamo fare e per rafforzare le vostre economie state preparando delle nuove guerre e dalle nuove guerre poi diventano i movimenti del populismo di destra perché il problema diventa il rifugiato, nessuno si interroga perché arriva il rifugiato arriva perché ci sono le guerre ingiuste poi scatenano l'ISIS, chi finanzia l'Arabia Saudita, sono tutte cose di cui noi non parliamo. Allora se vogliamo, è chiuso davvero, costruire qualcosa nella quale io sono disponibile, ve lo anticipo, lo dirò in modo più compiuto venerdì chiaramente anche alla nostra assemblea, noi credo che abbiamo riflettuto che c'è bisogno di un'accelerazione. Dopo quello che sta accadendo in Italia non è più solo sufficiente la lista transnazionale, non è più sufficiente mettere insieme le forze per l'europeo, dobbiamo fare presto perché si apre un orizzonte politico senza confini davvero interessante. Le condizioni però per le quali anche io che faccio il sindaco H24 e vi assicuro che fare il sindaco di Napoli in un contesto di resistenza che ho delineato prima in pochi secondi è davvero complicato e non so quanto possiamo resistere perché la resistenza e la difesa all'infinito, se non mettiamo in campo azioni di contrattacco per segnare alla fine il gol rischiamo di prenderlo, io metto solamente non qualche paletto, ma siccome parlo a persone con le quali mi auguro potremmo costruire insieme un futuro più umano, più giusto, e per giustizia non parlo di legalità formale, ma parlo di giustizia sociale, uguaglianza, fratellanza, dobbiamo provare a trovare le ragioni dell'unità. Per unità non mi riferisco con quella declinazione dell'unità di tutti quelli che non si riconoscono nelle destre, per noi unità significa unità di tutte le persone, i movimenti, gli amministratori, i militanti politici che vogliono mettere insieme rivoluzione e affidabilità di governo, credibilità, contenuti forti, moralità, coraggio, le cose che abbiamo detto prima. Allora, se ci sono queste condizioni, io anche rispetto alle perplessità che avevo qualche tempo fa perché il quadro nazionale non ci, cioè il quadro locale non ci consentiva di prendere altri impegni, perché i nostri impegni ci stanno occupando H24, però io credo che per difendere i nostri territori, da nord al centro al sud, con le cose che hanno detto prima i coordinatori, e ne potremmo aggiungere altre, per attuare la Costituzione e difendere anche i nostri territori, perché l'Italia diventerà più coesa se noi valorizzeremo le diversità. E io la lancio la sfida delle autonomie, perché la nostra è un ragionamento diverso, le autonomie per, non le autonomie contro, essere diversi è una cosa straordinaria, ecco perché a Napoli noi non mettiamo mula, filo spinato e le persone che vengono da fuori, da qualsiasi parte del mondo, sono i benvenuti perché ci insegnano qualcosa. Allora se mettiamo in campo tutto questo, rivoluzione, affidabilità di governo, unità, convergenze, maturità, metterci in discussione, stare insieme e magari costruire un contenitore nuovo nel quale tutti quanti noi un domani confluire, noi da Napoli ci saremo e ci sarò anche io personalmente in prima linea con tutti gli impegni di sindaco perché penso che in questo momento tu devi portare in dote anche quello che hai fatto e vi assicuro e mi fa piacere che finalmente in Italia e in Europa si inizi a parlare di Napoli anche in una declinazione diversa, perché Napoli ha dimostrato senza soldi, con il capitale umano, con tanta energia, tra mille difficoltà, che la storia diversa si può costruire, è solo un fatto di volontà, nulla è impossibile. Quindi se saremo in tanti, io penso che noi avremo un orizzonte davvero di grandissimo interesse, io ci credo, sono molto ottimista, però adesso dobbiamo fare molto prima di quello che pensavamo qualche settimana fa, perché non dobbiamo sottovalutare il vento di destra che c'è in Italia e in Europa. Costruiamolo insieme, io ci sto, buona giornata a tutti e grazie di avermi invitato.